E poi le amministrative e le amministrative che alzano la palla al referendum. Non sottovalutiamo questo aspetto, perché fra amministrative e referendum è comparso un fatto: cambiare è possibile. Non dico che noi PD avevamo previsto la dimensione di questo fenomeno, no, però perbacco per noi non era inaspettato, non era inaspettato. Ci abbiamo lavorato e questo lo dico perché chi guarda le cose politiche abbia più, diciamo così, considerazione e rispetto e attenzione per un partito che è il solo partito nazionale di questo paese, che è radicato in ogni luogo, che è presente in ogni generazione. E che è nelle piazze, sulle feste e nella rete. Siamo solo noi, solo che ce ne accorgiamo anche noi. Siamo solo noi, solo che ce ne accorgiamo anche noi. Ci fanno un baffo, né, gli altri? No, adesso perché ste mitologie della Lega radicata, quell'altro che è sulla rete più di noi, nessuno è sulla rete più di noi e nessuno fa i gazebo e le piazze più di noi. E nessuno in Italia è in grado di organizzare la cosa sul lavoro che abbiamo organizzato noi. Non c'è nessuno. E non è questione di organizzazione, che ci vuole anche quella. È questione che noi siamo in condizione non solo di organizzare, non solo di far partecipare in tutti i luoghi del paese, come abbiamo sentito, con i documenti, ma anche di ospitare le presenze degli attori fondamentali del grande tema del lavoro e dell'economia. Ditemi se c'è un altro in questo paese. Questo può essere il nostro servizio all'Italia. Sarà meglio che chi osserva le cose politiche cominci a smetterla di guardare il PD dal buco della serratura e cominci a vederlo perché quello che è e che conta nel paese. Non siamo il partito del retroscena, siamo il partito della prima fila della scena.